Mister De Scacchi, altra nuova vittoria in casa, 2-1, una partita un po' sofferta, ma diciamo una bella partita. Sì, sofferta, ma io l'avevo detto domenica scorsa che la vecchia audace per i giocatori che hanno come organico non merita la classifica che ha. Quindi per noi è stato importante vincere perché è uno scontro diretto, perché abbiamo tenuto giù appunto la vecchia audace, perché noi abbiamo fatto altri 3 punti. Giocare in casa e vincere le partite in casa per noi deve essere fondamentale. La salvezza secondo me passa anche da quando le partite in casa le porti a casa. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo avere più costanza. Oggi durante la gara sono stati momenti in cui abbiamo patito troppo l'avversario, forse la loro fisicità ci ha messo in difficoltà. Però poi devo dire che i ragazzi anche quando ho fatto i cambi hanno reagito bene ai cambi stessi e devo dire che poi alla fine la vittoria secondo me è meritata perché comunque abbiamo calciato in porta penso 7-8 volte e potevamo anche chiuderla con Barabino un paio di volte. Quindi sono contento, sono contentissimo per i ragazzi perché se lo meritano, perché stanno lavorando duramente e sono contento per la società. Domenica prossima un'altra partita difficile col Ponte Decimo, pro Ponte Decimo, un po' di squalificati. Partita dura perché la Pro Ponte è una squadra che vede cara la pelle, l'abbiamo vista all'andata, abbiamo fatto 0-0, ma non è stata una partita facile, anzi, tutt'altro. Ma al di là dei diffidati, io penso di avere 25 giocatori, tutti quanti importanti, e lo stiamo dimostrando. Io dall'inizio dell'anno che appunto con i ragazzi di dire che la forza sta nel gruppo e che anche quelli che subentrano o che si devono far trovare pronti possono fare la differenza. Oggi l'abbiamo visto domenica scorsa, quindi non ho nessun tipo di timore sui nostri diffidati. Ho dei giocatori che sanno vendere cara la pelle e di cui ho molta fiducia. Grazie, mister. Grazie a voi.